Finalmente la MT-09 ha una posizione davvero naked. Finalmente la MT-09 si trasla, abbandona un po' quel lato fan bike e ritorna su lato di una moto normale. Lo sapete, io l'ho provato, ho provato la terz'ultima versione, ho provato la penultima versione, quella del 2021, quella che più tra tutte ha fatto discutere, ma devo dire che non è mai stata una moto che mi ha fatto impazzire, proprio per questa sua caratteristica di essere un misto tra una naked e una motard. Un misto che a me personalmente non mi ha mai detto niente, perché sì, è vero, è divertente, sì, è vero, ci fai le penne, però non ti permette poi di essere un po' più eclettica a 360 gradi. Finalmente la MT-09 per il 2024 abbandona quel lato fun, passatemi il termine, quel lato divertente, e diventa un po' più naked. Prima di continuare però, beh, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e di attivare la campanellina delle notifiche, in quanto è davvero l'unico modo che avete per supportare il mio lavoro. Vediamo subito com'è però la posizione di guida, che come potete ammirare, sì, il manubrio è alto, il manubrio è quello di una naked, però gambe ben rannicchiate, stringi bene il serbatoio, che è rimasto quello dell'MT-09, quindi molto grande, molto imponente, ti dà la sensazione di dominare la strada, ma finalmente abbiamo una posizione che ti proietta un po' verso quella ruota anteriore, verso il dare il carico durante le pieghe, verso l'avere la sensazione di ciò che stia accadendo sotto la ruota anteriore, in modo da spingerti un po' più in là, in modo da utilizzare la moto non solo per divertirti per strada, ma anche in pista, ma anche con i tuoi amici, ma anche con ritmi un po' più elevati. E in particolar modo vediamo questa versione SP, che ha una forcella Kayaba completamente regolabile, non ci sono sospensioni elettroniche, abbiamo un mono Ohlins e soprattutto arriva una pompa freno Brembo radiale e anche finalmente le Brembo Stilema. Avrei gradito dei dischi un po' più grandi, ma sappiamo bene che comunque l'impianto della MT-09 ha sempre comunque fatto il suo lavoro. Bellissima questa posizione di guida, il faro, beh, giudicatelo voi, come sapete bene io non mi lancio su giudizi estetici, perché l'estetica è soggettiva, ma credo che questo faro tutto chiuso così comunque abbia una grande personalità, e sono molto contento di vedere anche un display TFT da 5 pollici con funzione di connettività. Finalmente Yamaha, dopo anni di essere restia a adottare soluzioni un po' più tech, sta abbandonando la strada vecchia per abbracciare una strada nuova che ci voleva. Belli dettagli. Qui sì, forse un po' di plastica, però notiamo anche due aperture che trasmettono al pilota direttamente il suono dell'aspirazione del motore, che secondo me sarà davvero tanta roba. Nuovi blocchetti, finalmente c'è un joystick, tutto sembra alla portata, e soprattutto guardate la nuova sella. Questa è la sella di una sportiva, vedete, separata, ci sono due selle, ci sarà anche un piccolo vano sotto sella, non è grandissima, ve la faccio vedere giusto così al volo per farvi immaginare come potrà stare il vostro o la vostra passeggera. Comunque rimane più comoda rispetto alla versione precedente, quindi certo è una naked, per cui braccia sul serbatoio, abbracciamo il pilota, però andiamo ad un passo un po' più sostenuto e insomma finalmente le fan bike forse stanno per essere abbandonate. Dopotutto è un po' la stessa strada che ha adottato KTM, è vero, il primo 990 era un qualcosa, un ammazza cristiani, un qualcosa dalla posizione retta e che ti spingeva ad una guida un po' da assassino. Man mano però con le successive evoluzioni, il 1190, il 1290 e questo 9,90 che arriva oggi nel 2023, ma sarà disponibile a partire dal 2024, ha sempre di più abbandonato l'idea di fan bike per avvicinarsi un po' ad una guida un po' più sportiva, un po' più diretta da naked. Quali sono le novità nel particolar caso? Vedete che sì, è vero, posso rimanere un po' più eretto col busto, però la posizione naturale è questa qui, è quella da naked, è quella che poi alla fine ti dà il maggior feeling, è quella che ti dà la possibilità di sentire come si
si comporta l'anteriore. Il motore diventa praticamente quello di una maxi, 947 centimetri cubi, 123 cavalli, 105 Nm di coppia, ma soprattutto guardate questo nuovo faro. Qualcosa di più antiaerodinamico forse non si poteva inventare, ma fatemi sapere la vostra e il vostro giudizio. A me personalmente, lo sapete, non mi esprimo mai, però questo diciamo che non accoglie proprio il mio gusto. Detto questo, però, le moto si guidano e secondo me questa sarà una moto che da guidare, per come è messa e per l'impostazione che dà, ti farà togliere tante grandi soddisfazioni. Dopotutto, se vuoi avere divertimento puro, se vuoi avere il pure fun, dovresti assolutamente prendere una di queste, un Super Motard. E quest'anno forse potrebbe essere l'anno di rilancio del Super Motard. Lo sapete, io ho provato quest'anno l'S90 ed è una moto che mi ha fatto letteralmente innamorare. Questa è l'Husqvarna 701, non ha grandi novità rispetto ai modelli del passato, se non piccoli aggiornamenti magari sulla grafica, ma la guida è quella che ti fa divertire. Però questa nasce proprio come una moto che ti fa divertire a 360 gradi e con solo quello scopo. Guardate, posizione retta, gamba piegata e puoi guidarla come vuoi. Guida da motard, gambetta, oppure guida sportiva col ginocchio. Oppure come questa Ducati Hyper Motard 698 Mono. Mi sarebbe molto piaciuto se Ducati l'avesse chiamata Hyper Mono, un nome forse un po' più iconico, però beh, Hyper Motard definisce bene il concetto di divertimento. Dite quello che volete, criticatela come volete, però è una delle moto più attese ed è un grandissimo passo per Ducati, che per la prima volta si lancia nel mondo dei monocilindrici. 698 di cilindrata, 75 cavalli, beh, guardate quanto è bella. Illuminazione full LED, un display che comunque dà tutte le informazioni, c'è il contagiri, c'è l'ora, c'è il trip, c'è la mappatura, ce ne sono 4 selezionabili, così come sono 4 le mappature per l'ABS e per l'anti-impennata. E guardate la posizione di guida, busto eretto, guida da motard, gamba piegata, comandi stra-intuitivi ed una sella molto ampia. Chissà che in futuro non arrivi anche una versione enduro. La moto ha delle finiture davvero di pregio, non ci sono scricchioli, c'è un assemblaggio definirei ottimo e c'è anche la regolazione veloce sugli steli della forcella, in modo da poter andare anche a controllare il suo comportamento durante la guida. Una moto che definisce il concetto di divertimento. Prezzo 12.900 euro, 13.900 euro per la RVE, che di serie ha una grafica un po' più carina e soprattutto il cambio elettronico, ma ragazzi, non è caro, perché una moto non viene definita solamente dal numero dei cavalli, ma soprattutto dal peso. E qui abbiamo un peso di poco sopra 150 kg, un record che permette a questa moto di volare tra una curva e l'altra. Per questo video è tutto, fatemi sapere se vi è piaciuto, arriveranno altri video su EICMA, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e fatemi sapere la vostra sulle moto che vi ho presentato. Alla prossima, in attesa di poterle provare un po' meglio.